given the letter. I have. Yeah. Not to access this territory. You can take that. Thank you. TransCanada has been written letters that they don't have consent to access. You guys can't be doing any work in here because we've already told them no, that they can't access our territory. Our territory goes all the way to the two lakes over there, Morris River, all the way to Chisholm Road, 29 kilometers, and this mountain range belongs to Unistat then. And the company has already been told you don't have permission to be here, so I'm going to ask you guys to leave. Are they safe to be here right now, though? No, you're perfectly safe. Okay. Do I look like I'm trying to harm you? No, not at all. I'm peacefully asking you to leave because you're trespassing. You don't live here, so you don't know. We have berry patches here. We have medicine here. The bears live here. The moose live here. We live here. This is my food back here. That's what they're trying to destroy. And they don't have our authority to do that. I'm going to move back the 50 feet. You guys need to leave. British Columbia, estremo ovest canadese, quel migliaio di chilometri che dalle montagne rocciose scende verso il Pacifico, è la nuova frontiera dello sviluppo energetico, un corridoio finora intonso di foreste e altipiani che i giacimenti petroliferi dell'Alberta, delle sabbie bituminose, vedono come provvidenziale sbocco verso i mercati d'Oriente, verso la Cina. Da questa costa, praticamente disabitata, da queste insenature, regno di grizzly e balene, dovrebbero partire ogni anno centinaia di navi cisterna e petroliere. From sea to shore, the protests have been endless. Despite that, the Trans Mountain Pipeline expansion project is moving forward, thanks to a positive recommendation from the National Energy Board. The project is in the Canadian public interest. Texas-based Kinder Morgan wants to twin its pipeline to move more of Alberta's oil to BC's coast for export. The multi-billion dollar project is expected to create jobs and increase government revenue. The board found that the benefits of the project would outweigh the residual burdens. To be sure, the NEB tacked on 157 safety and environmental conditions to be met prior to construction. However, those opposed are not convinced. We see this as, you know, window dressing on a recommendation that is effectively a rubber stamp. It's not if a spill will happen, but when, and we can't have that risk. If they think this pipeline is going to get built, they have another thing coming. The stuff they're transporting isn't actually oil. It's stuff called diluted bitumen. And this is what happens when they take the tar sands. It's not like the rest of the world's oil. It's this sandy mixture that they basically just scoop right up off the ground in open pit mines. And so they dilute it with chemicals and natural gas. And then when they bring this stuff across our waters, what happens when there's a spill of it is it doesn't float like regular oil. It sinks in the water column, and we have no way of knowing how to clean it up. They just don't have the capacity or the knowledge in the world right now, let alone the ability to actually do it. So this is obviously, in panic mode for PC communities, that they're going to be taking the amount of tanker traffic and increasing it by 7 times with this pipeline. There's a massive amount of local opposition to this project, partly because of our coast, and partly because it would enable the expansion of the tar sands in Alberta. And we know that the tar sands have to be basically gone in 5 years in order for us to have a safe and livable climate. But I'm the climate campaigner, and so our climate campaigns focus mostly on the west coast of Canada, and we work on opposing fossil fuel export projects. Most of my job is to keep fossil fuels in the ground, and by doing that we prevent them from being exported to Asia. Canada's the fifth largest exporter of fossil fuels in the world. We're here to protect Flora Banks and Nilo Island from development from LNG company, namely Petronas.
Lilo Island and Clora Banks have been the homestead of the Gitwalgiats tribe for over 10,000 years. And the company trying to claim Lilo Island to build their LNG plant is Petronas. And today, the people of Lac aux Lamps have unanimously voted no against the project because of devastation it would cause to Clora Banks. We have had people on Lilo Island looking for sites for test drilling. And we have a group of people here today. We're setting up camp here to let the people of Canada and British Columbia know that this fight that we're putting up here today is for all of the people of British Columbia and Canada as a whole. If this project goes ahead and Clora Banks is decimated, it could ruin the Skeena River for eternity. If you take away the fish, then you take away the people. It's simple as that. You take away the Skeena River, you take away the people. You know, it's not about the money. It's about the question of who we are. You know, without this, we're going to lose a lot here today. Petronas, a Malaysian-owned company, is proposing to build and liquefied natural gas terminal in the estuary of the Skeena River near Prince Rupert. And the estuary is where every single salmon from every tributary in our entire watershed goes. So every lake, every river, every creek, they all need the estuary to survive. It's where the salmon go to adjust from freshwater to saltwater. It's where they learn to find food in the ocean and hide from predators and adjust from a river's current flow to tidal motion. And there's one place that these salmon need, and that's the estuary, and most specifically Clora Banks and around Lilo Island. So that's where we found the vast majority of the fish. More than 90% of the fish actually go to Clora Banks, which is really interesting. It's also the exact spot that Petronas is proposing to build their liquefied natural gas terminal, which is a massive piece of industrial development. So massive, in fact, that it will put out more greenhouse gas emissions than an oil sands operation or a coal-burning power plant. Nel progetto della Petronas anche un ponte della lunghezza del Golden Bridge di San Francisco e un molo per l'attracco delle mega navi cisterna, per cui si dovranno piantare nelle sabbie di Clora Banks 464 pilastri. L'iter di valutazione di impatto ambientale si è chiuso con parere positivo, ma più di 130 esperti e accademici, biologi marini e studiosi del clima hanno evidenziato come il documento finale manchi di supporto scientifico, contenga errori di logica, abbia considerato soltanto gli studi presentati dalla ditta e sia un esempio di come funziona male in Canada il processo decisionale legato a questioni ambientali. Tra i firmatari il geologo Patrick McLaren, autore di uno studio su Clora Banks, la formazione sabbiosa così particolare, residuo dell'era glaciale di 10.000 anni fa, una formazione che si regge su un delicato equilibrio di maree e di correnti. Lo studio di McLaren conclude che la costruzione degli impianti per il raffreddamento e l'esportazione del gas infrangerebbe le maree che mantengono la stabilità di Clora Banks. Il rischio di erosione sarebbe altissimo e il banco di sabbia che fa da incubatrice per la maggior parte dei salmoni della costa ovest andrebbe distrutto per sempre. Ma lo studio di McLaren, benché pubblicato, è stato del tutto ignorato dalla valutazione di impatto ambientale. Le minacce delle nuove strutture non finiscono qui. Nei 5 anni necessari alla costruzione ci saranno esplosioni, disboscamenti, sversamenti di materiale di riporto, scavi sottomarini. Per fissare i pilastri nella roccia sotto la sabbia, l'inquinamento acustico sarà estremamente dannoso per tutti gli animali della zona, dal salmone alle balene alle orche marine. E una volta operativo, il terminal provocherà rumori sottomarini continui, per non parlare delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento luminoso che disturberà la migrazione dei salmoni solitamente notturna. Un impatto devastante, di cui i documenti ufficiali però non fanno parola.
Tutto questo ha convinto il Lax Kalam a votare all'unanimità contro il progetto e a respingere al mittente l'offerta della Petronas, che aveva proposto di pagare compensazioni e contributi per un totale di oltre $1 miliardo. I Lax Kalam hanno detto di no e sono stati costretti ad occupare l'isolotto di Lelu Island, e su quell'isolotto sono accampati dallo scorso agosto. Our government is about to make a decision about whether or not to approve this project, and the only responsible decision is to reject it from the perspective of climate, the perspective of wild salmon, the economy, and human health. It just doesn't make sense at all. Even to propose a project like this is pretty ridiculous. There are many people organizing across Canada asking our Prime Minister and our government to use common sense and to reject this project. So over 34,000 comments were submitted to the Canadian Environmental Assessment Agency. There's now thousands and thousands of calls, petitions, tweets, all sorts of things happening right now, asking our Prime Minister to make the right decision and reject this project. My ancestral name is Alvin Kha. I am one of the house leaders of the Gitxo Gyatso tribe, and I bring you greetings from the Lac Qui Lam's people, the Tsimshians of the northwest coast of Canada. Per far sentire la propria voce, le nove tribù alleate della costa ovest si sono rivolte alle Nazioni Unite e il 12 maggio a New York hanno lanciato il loro appello al forum permanente dell'ONU sulle questioni indigene. Aiutateci a salvare la nostra terra. Parlate con il nostro presidente, hanno detto i delegati al Palazzo di Vetro, in quello stesso palazzo dove due giorni prima il governo canadese aveva ratificato la dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, che impegnerebbe il governo Trudeau a consultare i nativi su ogni progetto di infrastruttura. And pledge to fully support the language and intent of the United Nations Declaration. What they plan to do is to take that gas and pump it to the coast and then put it in these liquefaction facilities where they have to cool the gas down to negative 160 degrees Celsius. So it takes like a huge amount of power to be able to do this. And all of that power comes from burning some of the gas that comes towards the facility. So the provincial government is pitching this as, you know, we need liquefied natural gas to get Asia off of coal, because obviously coal is a disaster for Asian cities and the smog that goes on, but of course for the climate. And you know, if you burn natural gas and burn coal, natural gas is actually substantially better. But that's only when you take a look at the emissions that happens when you burn it. When you take the full life cycle view of it, and you have the emissions from fracking and then the compressor stations and the liquefaction facility and getting this gas across the ocean, liquefied natural gas is actually worse than coal. What we're seeing with the LNG industry is that they are preying on the poverty of indigenous people. So they come in, they see impoverished situations, they come in and they promise all kinds of money and, you know, and jobs. And I have found that communities aren't signing on with the development because they want a pipeline through their traditional territory. They're signing on because they're making a crisis-based decision. People are tired of being impoverished, and it's bullshit that they are. I mean, this is Canada. We shouldn't have people living in such terrible conditions like they do on many reservations. We have a government that is completely bought and paid for by industry in BC. I don't believe that is true of Trudeau, but I don't know. He does talk a good talk, and the decision on this project will prove whether or not he's actually going to walk the talk. I'm not protesting, I'm not demonstrating, I am occupying our homelands. These are ours, we decide what happens here. And we've already said no to the projects, and I know I'm talking to cameras because you're both wearing cameras. You'd be wiping out all our food sources. So what you're telling us is that you will not allow us access onto the territory
We understand that. We thank you for your time here today. We are the authority of this territory, yes. The province is. We brought you an offering. We've left some water, some tobacco for you. We've got clean water right there. That's what you drink. And that's pollution, the plastic that adds to the landfill. Okay. So you could take your water, take the water. Allora, adesso iniziamo la conferenza. Questo era un video che parlava, come avete visto, di petrolio, di un oleodotto che vuole essere costruito dall'Alberta e che dovrebbe passare in questa regione, la British Columbia, che è una regione bellissima, dove voglio costruire degli oleodotti per trasportare questa sostanza bituminosa e poi con delle navi cisterna portarle fino alla Cina. Non è un tema che non ci riguarda, perché come sapete c'è stato anche un referendum ad aprile contro le trivelle, ne parleremo, sarà al centro anche di questo dibattito, proprio per cui parleremo anche dei conflitti ambientali legati anche al modello energetico. E vi ricordo anche che l'anno scorso qua sotto c'era uno striscione che diceva no Ombrina, che era avrebbe dovuto essere una piattaforma petrolifera che volevano costruire nell'Adriatico. E questa piattaforma petrolifera noi gliel'abbiamo fatta costruire, grazie anche a un movimento che si chiama Notrive, no Ombrina, che, di cui anche Augusto, che ce ne parlerà un po', è uno dei portavoce. E Chico Elia di Emergency non è potuto venire perché ha la febbre, quindi, ma di conflitti e del conflitto medio orientale abbiamo già parlato nei giorni scorsi, lo riprenderemo anche qua. Parlando di migrazioni, ma sapendo anche che le migrazioni sono causate da una serie di dinamiche legate chiaramente a questo sistema economico e questo sistema produttivo. Diciamo che lo affronteremo oggi e faremo anche un dibattito che si aprirà dopo le relazioni delle persone che sono qui con me. Ma diciamo, affronteremo questo argomento parlando, il tema di questa conferenza è economia, migrazioni e conflitti di un'unica grande guerra, perché anche in questi giorni abbiamo in qualche modo elaborato e analizzato le motive, le cause delle migrazioni che sono legate alla guerra e al conflitto medio orientale. Gli sbarchi di questi giorni chiaramente rendono questo problema di un'attualità esasperante. Però abbiamo fatto lo sforzo di capire anche che cosa c'è dietro, perché abbiamo capito che non è solo un'emergenza come ci vogliono far credere, come la stessa crisi economica che ci ripetono ogni volta, sappiamo che è qualcosa di sistemico, e è sistemico anche questi flussi migratori che vengono dall'Africa, da paesi impoveriti. Perché le cause delle migrazioni sono sì da una parte anche i cambiamenti climatici, per esempio, che sono in parte acutizzati anche dall'attività umana, però anche dai conflitti e la devastazione ambientale che vengono, diciamo, che vengono perpetrate in molti territori, anche che producono all'interno dei paesi disuguaglianze sociali, producono povertà, producono anche migrazioni forzate all'interno dei paesi stessi, ma che dal locale proposte sul globale diventano poi scontri e conflitti armati, perché il conflitto armato in Medio Oriente dipende chiaramente da questa corsa degli stati verso l'accaparramento delle materie prime a basso costo, e quindi questi conflitti sono in qualche modo causa ed effetto di questo sistema economico. Questo conflitto che produce migrazioni, e l'Europa risponde alzando barriere. Ecco, allora qui cercheremo di capire come abbattere queste barriere, ma sappiamo che le barriere all'esterno non sono che lo specchio riflesso di barriere che noi abbiamo all'interno e che producono nel nostro paese disuguaglianza, esclusione sociale. Voglio dire, quante volte abbiamo detto, io per primo, me ne vado da questo paese? E l'ho detto perché
il disagio sociale dipende non solo da uno stato di povertà, ma dipende anche da delle politiche che si traducono nel nostro paese, per esempio con le politiche delle privatizzazioni, con la merce, con la sanità e l'istruzione che è ridotta a una merce, ma che per esempio con le devastazioni ambientali di cui ci parlerà Augusto De Santis. Voglio dire, anche vivere in un paese in cui per aprire un'attività economica siamo costretti per esempio a pagare il pizzo, oppure vivere in un paese in cui l'acqua è avvelenata. Per esempio pensiamo all'Ilva di Taranto, pensiamo per esempio, che ne so, alla Terra dei Fuochi, a Bagnoli, ma anche qui al nord, Augusto ci parlerà anche dei luoghi qui al nord avvelenati dove la gente non vorrebbe vivere. Però è anche vero che siamo, per diciamo, abbattere queste barriere interne è necessario la mobilitazione sociale, e noi siamo qui per resistere, siamo qui per dire anche no a queste dinamiche produttive che avvelenano i territori e che costringono la gente a spostarsi. E ne parleremo ora con Caterina Micucci, che diciamo partirà facendo un ragionamento diciamo ampio, diciamo, che parte però dall'economia, dal sistema produttivo, che produce sia a livello locale che a livello internazionale spostamento sfollato, perché produce povertà e disuguaglianza. La Caterina è un'amica che ha condiviso con noi molti percorsi dal referendum dell'acqua del 2011, ma anche tante battaglie, per esempio in Sud America, contro i megaprogetti, contro la costruzione di dighe. Adesso lascio la parola a lei, poi passeremo anche agli altri relatori. Buonasera a tutti. Io, come diceva Enzo, mi sono occupata per diverso tempo di questioni legate alla finanza per lo sviluppo e alle dinamiche di finanziarizzazione delle risorse naturali. Non sono un economista, non lo sono mai stato, non ho fatto nessun tipo di studio di questo tipo, però vorrei iniziare a ragionare su due categorie economiche che sono fondamentali, che sono quelle dell'abbondanza e della scarsità, che sono due concetti che in economia sono fondamentali, che determinano il valore delle cose. E vorrei cominciare chiedendoci cosa oggi è abbondante e cosa oggi è scarso. Si può parlare proprio di strategie d'economia dell'abbondanza e della scarsità. Sono strategie economiche diverse per raggiungere la massimizzazione del profitto, ovvero una strategia economica dell'abbondanza è mettere tanto prodotto sul mercato a basso prezzo, in modo che si vendano volumi grandi di prodotto con un margine di ricavo inferiore e avendo un certo tipo di profitto. L'economia della scarsità è il contrario: si mette poco prodotto con un valore molto alto, si vende poco però con un margine di ricavo molto alto. Che momento viviamo e su cosa viviamo questi momenti? Sicuramente per quanto riguarda i prodotti, beni e servizi viviamo un momento di economia dell'abbondanza. Abbiamo accesso soprattutto nelle economie diciamo del nord, nelle economie occidentali, ma anche oggi nei paesi emergenti, nelle economie emergenti, a una grossa quantità di prodotti a prezzi accessibili. Possiamo viaggiare a basso costo, ci possiamo vestire, possiamo anche mangiare a un costo relativamente basso. Pensate che in Inghilterra negli ultimi anni hanno aperto dei bar, ristoranti che si chiamano Junk Café, che sostanzialmente preparano da mangiare a offerta libera con gli avanzi del supermercato. Quindi, volendo, viviamo in un'epoca in cui anche lo stesso accesso al cibo in una parte del mondo può essere quasi a costo zero. E, ovviamente questo tipo di situazione viene definita dagli economisti crisi di sovrapproduzione. Si attribuisce alla sovrapproduzione di beni e servizi una delle ragioni della crisi economica che viviamo. E su questo, riprendo quello che diceva Enzo, vorrei fare una digressione sulla parola crisi. Cioè, io inserirei nella lista dei comportamenti virtuosi l'eliminazione della parola crisi. Cioè, oggi non stiamo vivendo una crisi, viviamo un cambiamento sistemico della forma dell'economia capitalista, che da un capitalismo industriale, così l'abbiamo definito, così
diciamo, l'abbiamo concettualizzato, passa in un'altra fase, ancora abbiamo una grossa carenza di categorie concettuali per definirlo, ci sono tante definizioni, c'è chi l'ha definito capitalismo finanziario, chi lo definisce turbocapitalismo, chi è capitalismo dell'espoliazione, capitalismo estrattivo, insomma c'è anche un dibattito sulle caratteristiche di questo nuovo capitalismo, però una cosa è certa, siamo in un'altra fase, una fase profondamente diversa, magari cerchiamo anche di capire quali sono queste differenze. E a questo proposito io consiglio la visione di un film, se non l'avete visto, che si chiama La Grande Scommessa, e è uno dei film, credo che è il film che in assoluto spiega meglio quello che è successo negli Stati Uniti nel 2008, la crisi, diciamo, no la crisi, l'esplosione della bolla immobiliare negli Stati Uniti, e la cosa interessante racconta la storia di un personaggio vero che avendo intuito prima di tutti che i mutui che erano stati erogati a persone che erano insolventi, lui scommette sul crollo del mercato finanziario, porta a casa una quantità di denaro per i suoi investitori e per lui enorme, dopodiché si ritira a vita privata, e la cosa più interessante secondo me è nei titoli di coda del film. Lui si ritira a vita privata, a investimenti privati, e investe su una sola cosa per lui personalmente oggi, che è l'acqua. Cioè colui che aveva previsto il crollo del mercato dei mutui subprime negli Stati Uniti, oggi investe solo su una commodity che è l'acqua. E qui teniamo questo a mente quando ci chiediamo cosa sta diventando scarso. Abbiamo capito che, cioè, beni e servizi sono abbondanti, i prezzi sono anche bassi per una fetta di mondo, per altri non hanno accesso, ma questo è un altro discorso, su quello delle diseguaglianze nord-sud possiamo aprire, facciamo un altro incontro. E cosa sta diventando scarso? Se facessimo questa domanda qui o in Spagna, dove io attualmente vivo, sicuramente la risposta sarebbe il lavoro. Noi siamo abituati a pensare che per vivere abbiamo bisogno di lavoro. In realtà noi, come tutti gli esseri umani, per vivere non abbiamo bisogno del lavoro. Abbiamo bisogno del lavoro in un'economia in cui i cittadini sono consumatori, perché abbiamo bisogno di soldi, li procuriamo attraverso il lavoro. Ma in realtà più della metà del mondo, ormai quasi nella metà del mondo, le persone hanno bisogno di accedere a delle risorse fondamentali. Ieri c'era una testimonianza molto interessante dall'Etiopia, di accedere a delle risorse fondamentali che sono l'acqua, la terra, un luogo dove sostanzialmente poter vivere, poter costruire una casa, e quindi sostanzialmente hanno bisogno di un habitat. E prendo questa parola in prestito da l'ultimo lavoro di Saskia Sassen, che peraltro che è una sociologa americana che insegna alla Columbia University e ha fatto diverse ricerche interessanti sul tema della globalizzazione, peraltro ieri era qui al festival ufficiale, che ha scritto un libro che si chiama proprio Espulsioni, e sostanzialmente categorizza come nucleo, come problema fondamentale di questo cambio di paradigma, che non include più lavoratori e consumatori dentro il sistema economico, ma al contrario li espelle dal sistema economico, il punto fondamentale lo individua nella perdita di habitat. Perché perdita di habitat? Perché alcuni di noi, qualche anno fa, dopo che esplose la bolla americana nei mutui subprime, abbiamo pensato che la prossima frontiera finanziaria sarebbe stata quello della finanziarizzazione della natura, cioè ripetere sostanzialmente quello stesso meccanismo sulle risorse naturali, anche perché dentro le dinamiche delle negoziazioni sul cambiamento climatico già era nato il mercato dei crediti di carbonio, non so se ne avete mai sentito parlare, ma sostanzialmente significava dare un valore all'anidride carbonica, un valore finanziario, una tonnellata di anidride carbonica aveva un prezzo. Questo veniva scambiato sul mercato finanziario, perché chi inquinava di più doveva pagare, chi inquinava di meno poteva rivendere questi crediti. Su questo modello si era pensato che la prossima frontiera dei mercati finanziari sarebbe stata fare questo con l'acqua, con la terra, eccetera. E in parte questo già esiste, però in realtà invece negli ultimi anni si è affermata un'altra dinamica, che è la dinamica dell'accaparramento, del famoso land grabbing e water grabbing. Cosa significa? Significa sostanzialmente acquisire, cioè comprare, espropriare da entità pubbliche o entità private locali enormi quantità di terra
oppure il controllo dell'accesso e della gestione dell'acqua e dei servizi idrici. Per la terra è facile immaginare come si fa, semplicemente si compra la terra, ci sono tra il 2006 e il 2010 sono stati comprati circa 220 milioni di ettari di terra, soprattutto in Africa, in America Latina, ma anche in Europa, in alcuni stati dell'est Europa, sostanzialmente da un centinaio di multinazionali e 10 stati, tra cui Cina, Arabia Saudita, insomma. Si compra questa terra sostanzialmente per fare agricoltura intensiva, monocultura, molto spesso, sempre più spesso, finalizzata alla produzione di agrocombustibili, quindi palma da olio, produzione di biomasse per essere convertite in combustibili. E badate bene che questa cosa non è rilevante, perché la produzione per agrocombustibili non comporta nessun limite nell'uso della chimica, al contrario della produzione agricola alimentare, che comunque in ogni paese con regolamentazioni diverse, e qui poi vi auguro il TTIP, però ci sono dei limiti. Invece la produzione a fine agrocombustibile non ha alcun limite nell'uso della chimica. Questo significa quindi devastare la terra, far morire il suolo, inquinare le acque e quindi accelerare quella spirale di scarsità di quelle risorse. Quindi la terra è sempre meno, è sempre più scarsa, vale sempre di più, l'acqua potabile non inquinata è sempre meno, è sempre più scarsa, vale sempre di più. All'interno di questo meccanismo, in una specie di voragine compulsiva, gli investimenti e la corsa all'accaparramento di queste risorse chiaramente sono in rapido aumento. Per quanto riguarda l'acqua, chiaramente la questione è un po' più complicata, perché è difficile immaginare, soprattutto per noi, che mi compro l'acqua, una sorgente. In realtà si fa, in molti stati esiste una legislazione, il Cile, l'Australia, il Sudafrica, alcuni stati degli Stati Uniti d'America, si può comprare come un contratto di compravendita il diritto allo sfruttamento di un fiume, un lago, una sorgente. Chiaramente questo gli speculatori, gli investitori, le lobby economico-finanziarie vorrebbero vedere questa legislazione applicata a livello globale, e c'è una forte pressione sull'Europa affinché si apra un mercato dell'acqua. Al momento ancora fortunatamente non c'è, non è escluso che ci sia a breve. Noi conosciamo altre forme, diciamo, di accaparramento sull'acqua, che sono chiaramente la privatizzazione del servizio idrico, ma anche la privatizzazione degli impianti di potabilizzazione, di desalinizzazione, perché il ciclo dell'acqua è complesso e soprattutto più delicato laddove la risorsa è scarsa, quindi servono anche infrastrutture diverse. L'idea è quella che il ciclo dell'acqua, anche come la terra, diventi sostanzialmente interamente proprietario, cioè privato, ma non privato in senso solo la privatizzazione della gestione, cioè proprio di proprietà privata. E anche gli stati che partecipano, diciamo, a questa corsa all'accaparramento delle risorse si comportano come agenti privati, come compratori. Quindi questo cosa significa? Se io compro quel pezzo di terra, io ci sta quella gente lì, la terra è mia, e dico scusate, io ho bisogno di quella terra, la terra è mia. E questo sta provocando lo spostamento di una massa enorme di popolazione che negli anni passati e ancora oggi ha invaso, diciamo, le grosse metropoli del sud, ma che oggi a causa di altre e nuove dinamiche, chiaramente noi lo vediamo che si sta estendendo a livello globale, e questa massa si sta muovendo anche fuori da questi paesi dove fino ad oggi la popolazione dalle aree rurali si era riversata nelle città. Questa dinamica, peraltro, per chi conosce l'America Latina, ha generato sacche enorme di emarginazione delle metropoli, che sono causa anche della violenza estrema di alcune città dove oggi neanche puoi circolare per strada, e il numero dei morti per sicariato, per regolamento di conti, è come una città tipo Guatemala City, è praticamente paragonabile a una guerra, cioè 50-60 morti al giorno. E questo per dire che questo dello spostamento delle popolazioni a causa della perdita dell'habitat non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno al quale noi assistiamo
negli ultimi, insomma, da una trentina d'anni, soltanto che prima questo fenomeno aveva connotazioni diverse, quali c'erano alcune istituzioni, le istituzioni finanziarie, che finanziavano grandi progetti nel sud del mondo, come le dighe. Io ho lavorato moltissimi anni sul tema delle dighe, in nome dello sviluppo. Si diceva: noi dobbiamo aiutare questi paesi a svilupparsi, facciamo costruire le infrastrutture, gli prestiamo dei soldi, e qui si creava il famoso debito dei paesi del sud. Si prestava i soldi a questi paesi utilizzavano i soldi per pagare le multinazionali del nord che costruivano queste infrastrutture, e dopodiché, appunto, si sfollavano milioni di persone. La Commissione Mondiale sulle dighe già nel 2000, quindi parliamo di 16 anni fa, aveva calcolato che da quando si era iniziato a costruire impianti idroelettrici, quindi diciamo il secolo scorso, la costruzione degli impianti idroelettrici aveva generato uno spostamento della popolazione tra i 40 e gli 80 milioni di persone, che sono, diciamo, più della popolazione, più degli abitanti d'Italia, quindi parliamo come un paese intero, e questo solo fino al 2000. Dopodiché si è costruito e si continua a costruire impianti idroelettrici, non se li sta contando più, però nel 2014 le dighe in costruzione erano 3.700, e il 70% dei fiumi al mondo hanno almeno un impianto idroelettrico, e questa, diciamo, è una dinamica che esisteva. Però qual era la differenza? La differenza era che queste istituzioni, per quanto, diciamo, io ho lavorato per un gruppo che si chiama Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, che nasceva negli anni 90 proprio contro i progetti della Banca Mondiale, perché avevano, diciamo, l'accountability pubblica, erano soggetti che comunque erano in teoria governati dagli stati. Sappiamo che gli stati sono conniventi con i mercati, eccetera, però comunque rispondevano in teoria ai loro cittadini. Questa dinamica cade, cioè oggi questa dinamica sostanzialmente non esiste più, sono direttamente i grandi investitori privati che si appropriano delle risorse, e possiamo pensare che quindi questa è una forma di capitalismo più svincolata dall'aiuto pubblico, dal sostegno pubblico. No, perché sappiamo bene che durante l'esplosione del mercato finanziario del 2008 sono stati dati miliardi di euro di soldi pubblici alle banche, quindi sostanzialmente il sostegno pubblico a questa forma di capitalismo è indispensabile, questo è stato dimostrato che è indispensabile. Il liberismo sostanzialmente come teoria economica non funziona, perché il mercato da solo ha dimostrato di non poter funzionare, di aver bisogno di sostegno pubblico, e quindi questo sostegno pubblico si dà attraverso il sistema bancario. È quello che sta succedendo e continua a succedere, perché ogni tanto qualche banca, anche qua in Italia, continua ad andare in default e continua, diciamo, questo sistema di oleare il meccanismo. La seconda dinamica è la scarsità delle risorse, che è crescente. Le risorse che abbiamo oggi sono molto più scarse delle risorse che avevamo 20 anni fa. Se voi vedete i bacini di acqua dolce, che molto spesso sono ghiacciai, le riserve d'acqua dolce molto spesso sono ghiacciai. Questi ghiacciai si stanno riducendo in maniera drammatica, sappiamo perché: l'aumento della temperatura terrestre, il riscaldamento globale. La terra sta diventando scarsa perché l'allevamento intensivo, l'agricoltura intensiva sta creando terre morte, dove la terra, per rigenerarsi una volta che è morta, ha bisogno di una quantità di tempo gigante. E quindi lì, cioè, la terra fertile si riduce sempre di più, e quindi, come dicevo prima, questa dinamica per cui acquista più valore, c'è più speculazione, c'è più accaparramento, e quindi aumentano le persone che da lì vengono sfollate, i contadini che devono andare via, o non hanno più accesso all'acqua perché arriva la multinazionale che imbottiglia la Coca-Cola, o similari, che imbottiglia e estrae l'acqua e prosciuga le sorgenti. E quindi questa forte tendenza alla scarsità, che è un fenomeno nuovo che si sta affermando, diciamo, molto in maniera molto potente. E la terza questione è quella alla quale accennavo prima, che è nato, e penso quest'anno è stato l'anno in cui l'abbiamo più toccato con mano qui nel Mediterraneo, un'altra forma di business, che è la tratta degli esseri umani. La tratta degli esseri umani, che produce
dei profitti enormi. Per quanto riguarda il Mediterraneo, l'Europol ha calcolato che lo scorso anno la tratta di esseri umani ha generato profitti tra i 5 e i 7 miliardi di euro in un anno, quindi parliamo di cifre enormi. E chiaramente, qui va quello che diceva Enzo in chiusura, la connivenza di questi racket con gli stati e con i governi degli stati, in primo luogo l'Italia, che conosciamo bene, ma anche un caso sempre relativo al Mediterraneo, la Turchia. Io sono stata a Lesbo per un mese e mezzo, nel momento in cui diciamo c'era un forte afflusso dei rifugiati, e questo è un altro aspetto interessante. Peccato che non c'è stato intervento sul Medio Oriente, perché sarebbe stato interessante riflettere su questo. Loro arrivavano avendo venduto qualsiasi cosa, si vendeva tutto, ovviamente arrivava solo chi aveva qualcosa da vendere, perché poi tutti quelli che non hanno nulla sono ancora al confine, in questi campi abbandonati al confine tra la Turchia e la Siria, o in Giordania o in Libano, piuttosto in Iraq. Quindi quelli che arrivano da noi in realtà sono quelli che hanno un minimo di risorse, possono permettersi di pagare tra i 1.000 e i 2.000 euro a persona per attraversare questo piccolo canale, che sono 10 km di mare, su barche di plastica che spesso affondano. E avevano venduto tutto, e io quindi ho parlato con alcuni chiedendogli: ma cioè, con la situazione che c'è in Siria, chi è che compra? Cioè, chi compra? Ci sono intere città distrutte, eccetera. E loro dicevano: sì, no, beh, sono siriani, però in realtà rappresentano società iraniane, società libanesi, società russe e anche compresta a nome delle società americane. Quindi comunque anche quello che si sta consumando in Siria, sostanzialmente, per tornare a prima, è una perdita di habitat, perché quelle persone, come tutte le persone sfollate, perché non hanno più la terra, non hanno un luogo dove tornare, al contrario di chi sceglie autonomamente di assumersi il rischio di migrare e di andare a cercare fortuna altrove, posto che possa muoversi, perché normalmente non può, noi possiamo farlo, gli altri non lo possono fare. Però c'è una differenza sostanziale tra chi ha un posto dove tornare e chi non ce l'ha questo posto dove tornare, perché l'ha perso o perché c'è stato un conflitto o perché è stato espropriato del proprio habitat. E concludo con un ultimo esempio, che contemporaneamente l'estate scorsa, contemporaneamente alla crisi del Mediterraneo, c'era un'altra crisi migratoria, non so se qualcuno l'ha captata nel turbine di immagini, che è quella dei musulmani Rohingya della Birmania. C'è stata una migrazione di migliaia di persone molto, molto intensa in alcuni mesi, che sono stati tra l'estate scorsa e la fine dell'anno. E ufficialmente anche le grandi organizzazioni che si occupano di diritti umani, questa migrazione era dovuta a una forte persecuzione da parte della popolazione buddista nei confronti della minoranza musulmana. E quindi formalmente, diciamo, questa cosa veniva comunicata così, rimasti in mare su barconi per giorni, perché i paesi, Malesia, Thailandia, i paesi dove loro volevano, diciamo, arrivare, non li accettavano, li rimandavano indietro, scene terribili. Tipo quella che abbiamo visto ieri della Left to Die Boat. In realtà c'è un retroscena, e qui veniamo quindi si fugge e ci si muove, ci sono masse in fuga per conflitti, e il retroscena è che da quando la Birmania ha aperto, diciamo, le porte non solo al turismo ma anche ai capitali internazionali, sono arrivate le imprese minerarie, e proprio nella zona dove vivono queste popolazioni hanno cominciato a comprare una quantità di terra enorme, a recintarla, a sfollare le popolazioni e i contadini, e dire: beh, qui questa è la miniera di rame, da domani cominciamo a estrarre il rame. Perché sulla questione terra ci sono ovviamente altre due questioni, che è la questione mineraria, ma anche nelle periferie e intorno alle metropoli il consumo di suolo, che è un altro problema enorme nella produzione di scarsità della terra. E questo per dire che oggi le due principali cause di movimento di popolazioni sono, da una parte, i conflitti e da una parte la sottrazione degli habitat, ovvero di terra, acqua, risorse fondamentali per vivere, a quella parte di popolazione mondiale che non vive nei centri urbani
e poi sui centri urbani e sulla gentrificazione delle città potremmo fare un'altra conferenza, perché anche quello è un altro tema, però di fatto queste sono le due principali cause che dobbiamo tenere in conto quando parliamo del fenomeno dell'immigrazione e di quello che sta succedendo. E a conclusione del mio intervento, io quando sono andata a Lesbo, cioè ero andata anche con l'intenzione di fare informazione, perché qui in Italia arrivavano molte poche informazioni su quello che stava succedendo. In realtà, dopo una settimana che facevo riprese e fotografie, ho smesso perché c'erano tanti fotografi, c'erano tante telecamere, fotografi, e poi c'era un sacco di cose da fare perché ero andata lì anche come volontaria. Però ho conservato delle immagini che ho fatto la prima settimana, e l'altro giorno, in vista anche di venire qui, ho deciso di metterle insieme e di fare un video di 5 minuti che racconta, solo per immagini, un po' quello che è stato il mio mese e mezzo lì, e soprattutto la parte positiva di questa crisi del Mediterraneo, che è stato un movimento di solidarietà internazionale che secondo me non si vedeva da tempo. Migliaia di volontari sono arrivati a Lesbo, nelle isole dell'Egeo, ma anche a tutte le frontiere della rotta balcanica, per accogliere, per rendere, diciamo, il viaggio di queste persone meno miserabile possibile, e questo video, insomma, è dedicato sia a loro che a tutte le persone che sono in viaggio.
Allora, serviva un video che serviva un pochino anche per assimilare la quantità di informazioni che prima Caterina ci ha comunicato. E questo per dire che comunque qualcosa si può fare, cioè non sono dinamiche queste qui irreversibili. Le dinamiche di accaparramento delle risorse, i conflitti che seguono e le migrazioni si possono in qualche modo fermare. Ci sono delle campagne per questo, per cui con Augusto De Santis, che è un attivista del Forum 20 per l'Acqua, del Forum dell'Abruzzo Social Forum, di questa campagna contro la devastazione ambientale, che è riuscito a fermare la costruzione di una piattaforma petrolifera nell'Adriatico proprio qualche mese fa, ci parlerà delle cose che si possono fare, certo anche dei conflitti ambientali, anche delle devastazioni ambientali che ci sono nel nostro paese causate da un sistema soprattutto energetico, un modello energetico estrattivista che crea, che avvelena il territorio e crea anche migrazioni forzate anche all'interno del nostro paese. Però ci sono anche delle campagne, ci sono delle mobilitazioni che possono in qualche modo fermare queste dinamiche e proporre qualcosa di altro. E sta cercando di far vedere anche delle slide, perché così almeno inquadriamo un po' il problema in maniera più chiara. E già vi informo che dopo parleremo anche, perché prima c'è stata la bellissima riunione dei GAS, dei gruppi di acquisto solidale, e si è sentito molto parlare di questo trattato del TTIP, per cui parleremo proprio con chi sta portando avanti questa campagna in Italia, in correlazione anche dei movimenti europei e statunitensi per firmare la firma di questo trattato. Quindi faremo luce anche su questo proprio nell'ultimo intervento, e vi anticipo che probabilmente faremo di tutto, ma ce la faremo, e questo trattato non glielo faremo firmare. Aspetta. Allora lascio la parola ad Augusto e cercheremo anche di far vedere delle slide nel frattempo. Grazie Enzo, buonasera a tutti. Sì, io vengo dall'Abruzzo e possiamo dire che possiamo raccontare anche una storia di vittoria dei nostri movimenti. Certe volte un po' siamo tutti a dire che cosa possiamo fare, così. Ecco, noi Ombrina, il progetto di questa piattaforma e di una mega raffineria galleggiante che doveva venire un po' come in Canada a toccare una delle più belle coste italiane, quella della costa di Trabocchi in provincia di Chieti, beh, l'abbiamo sconfitta. E possiamo parlare di questo progetto al passato, li abbiamo rispediti a casa i petrolieri con una manifestazione di 60.000 persone in piazza a Lanciano giusto un anno fa, il 23 maggio. E lì la popolazione... Noi ci siamo, la comunità intera, dalla chiesa fino ad arrivare alle associazioni, centri sociali, tutti praticamente, e la parte anche produttiva, gli albergatori, i pescatori si sono mossi, gli agricoltori si sono mossi, insieme, tutti insieme, e 100 comuni che hanno sfilato insieme con noi, coi gonfaloni, quel 23 maggio a Lanciano, e possiamo dire che insomma abbiamo vinto una delle battaglie fondamentali, perché era il più grande giacimento di petrolio in Italia, e quindi l'abbiamo fermato. Adesso non so se si vede si vede, perfetto. E allora devo passare io davanti, no, se no non vedo. Ok, noi abbiamo per questo, da questa esperienza e da altre esperienze che ci sono in Italia, puoi andare avanti, abbiamo lanciato la campagna contro la devastazione e il saccheggio dei territori, perché un po' riprendendo le accuse che fanno alcuni attivisti di devastazione e saccheggio, diciamo così, i veri devastatori secondo noi è quello che adesso poi vedremo, è quello che vogliono fare e che hanno fatto purtroppo al nostro territorio. Questa campagna in realtà è partita da un'opposizione al famigerato decreto Sblocca Italia. Noi abruzzesi, insieme con altre reti italiane, erano davanti al Parlamento 2 anni fa, quando si stava approvando questo decreto, che oggi è conosciuto il decreto Sblocca Italia, ma prima molti non lo sapevano. Noi che eravamo sotto attacco dei petrolieri avevamo già visto dove il governo Renzi voleva andare a parare con questo decreto che toccava l'aspetto petrolifero delle trivelle, ma non solo. Andiamo avanti. Il decreto Sblocca Italia, abbiamo lanciato la campagna Blocca lo Sblocca Italia, andiamo avanti, che interessa tutte le regioni italiane, compresa questa, e
soprattutto il nord Italia. Ora, già Enzo, prima parlando delle devastazioni ambientali, subito l'Ilva di Taranto, la terra dei fuochi, gela i posti del sud Italia, e invece il nord Italia rimane un po', diciamo, sotto silenzio molto spesso, e invece è al centro delle attenzioni delle multinazionali, in primo luogo perché questa immagine che vedete è la trasformazione dell'Italia in hub del gas. Come in Canada, stanno facendo dell'Italia la stessa cosa, cioè noi dovremo diventare sostanzialmente i servitori di passaggio del gas proveniente dall'est, dall'Oriente, fino dall'Azerbaigian in particolare, fino al nord Europa. E noi, il bel paese, l'Italia fragile del dissesto idrogeologico, un paese fra i più rischiosi al mondo da un punto di vista sismico, quello con forse maggiori ricchezze del patrimonio artistico, con alta densità di popolazione, ecco, noi ci siamo proposti, o meglio qualcuno per noi si è proposto di dire: l'Italia lo facciamo diventare l'hub del gas, cioè la piattaforma logistica per il nord Europa, e lo stanno realizzando. Se voi adesso andate in provincia di Cremona, stanno realizzando enormi infrastrutture di cui nessuno sta parlando, con i fondi peraltro della Banca Europea degli Investimenti, con centinaia di milioni di euro a ogni singolo progetto. Che cosa stanno realizzando? Gli stoccaggi di gas in vecchi giacimenti, verranno realizzati degli stoccaggi dove mantenere questo gas che viene importato dall'Oriente. E come ci arriva? Attraverso dei grandi gasdotti che dovranno arrivare nel Salento e poi risalire la penisola, passando peraltro all'Aquila, proprio nel territorio di L'Aquila, per 20 chilometri, cioè passando sulle faglie più pericolose dell'intero Appennino, arrivare in pianura padana, lì venire stoccato, poi quando il mercato, diciamo, ha bisogno di questo gas, o anche le condizioni magari economiche sono le migliori, questo gas va in nord Europa. Andiamo avanti. Il decreto Sblocca Italia parla, e quindi farò anche dei piccoli accenni, perché anche ci sono i referendum sociali, quindi c'è un quesito proprio sulla questione inceneritori. Nel decreto Sblocca Italia il governo Renzi che cosa fa? Fa diventare, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, centrale, strategico l'incenerimento. È l'opzione unica per Renzi, diciamo così. E quindi propone non solo che tutti gli inceneritori italiani già esistenti, una quarantina, diventano di interesse strategico nazionale. Badate bene che un impianto di compostaggio non è di interesse strategico nazionale. Per Renzi diventa di interesse strategico nazionale un inceneritore. E poi dice che bisogna costruirne di nuovi in tutto il sud Italia, 14 nuovi inceneritori, dove concentrare il flusso dei rifiuti in poche mani, cioè in chi ha questi inceneritori. Chiaramente voi sapete che gli inceneritori potevano essere alimentati da rifiuti, e quindi si canalizza la gestione dei rifiuti non certo verso il riciclo ma verso l'incenerimento. Andiamo avanti, non si vede chiaramente, questo è l'elenco degli inceneritori che diventano di interesse strategico nazionale. Chiaramente questo pone anche un problema di carattere militare. Voi sapete che un inceneritore importante, quello di Acerra, è stato realizzato facendolo diventare di interesse strategico nazionale prima con un decreto e poi militarizzando, perché là c'era un'opposizione. Se andate a vedere in internet trovate le foto dei militari che con i mitra spianati impedivano le proteste e hanno realizzato l'inceneritore di Acerra. Andiamo avanti. Io faccio vedere, questo è Murigno, e noi sottovalutiamo molto spesso, anche dovremmo essere migliorare la nostra capacità di comunicazione, perché quando Renzi ci dice che bisogna fare gli inceneritori, noi dovremmo dirgli che è come se Murigno andasse alla prima conferenza stampa. Murigno è un allenatore, vedo delle facce, forse qualcuno non conosce, diciamo, questa, diciamo, è un famoso allenatore, e se andasse prima di iniziare il campionato si siede in conferenza stampa e dice: io in questo campionato di 5 squadre vi faccio arrivare quarti. Allora chiaramente sarebbe cacciato immediatamente dai tifosi, e noi dovremmo fare la stessa cosa con Renzi, perché sulla gestione dei rifiuti, andiamo avanti, l'Unione Europea, non noi movimenti, l'Unione Europea, questa è l'estratto della direttiva del 2008, cioè di 8 anni fa, sulla gestione dei rifiuti, e l'Unione Europea ci mette, questa è la gerarchia dei rifiuti, al primo posto mette la prevenzione della produzione di rifiuti, quindi noi non dobbiamo produrre rifiuti, la prima cosa a cui dobbiamo pensare. La seconda è
il riutilizzo dei materiali, la bottiglia la devo riutilizzare, la terza è il riciclo, la quarta, quindi far diventare dalla plastica questo pile, solo al quarto posto il recupero energetico, cioè gli inceneritori, al quinto le discariche. Quindi Renzi ci sta facendo giocare il prossimo campionato dei rifiuti su 5 squadre per arrivare quarti in campionato. Quindi è una follia. Andiamo avanti. Però oggi vi volevo raccontare, appunto, un po' ribaltare l'idea dell'inquinamento rispetto al nord Italia e parlare anche di Trento, poi ci arriviamo. Però partiamo da un sito che a me ha colpito tantissimo, purtroppo adesso mi tocca viaggiare molto in giro per l'Italia e vedere schifezze, e la peggiore schifezza che ho visto negli ultimi anni, forse decenni, è Trieste. Trieste, uno immagina l'Europa, insomma, un posto civile, diciamo così, bene, è uno dei posti più inquinati forse d'Europa, è un sito nazionale, andiamo avanti, queste sono le immagini della ferriera, questo è il territorio, quasi tutto il Golfo di Trieste è sito di interesse nazionale per le bonifiche, c'è un sito inquinatissimo, anche quasi tutto il porto, e c'è questa ferriera che è veramente, come dice la parola, è una cosa che ridà dell'Ottocento, e le condizioni sono quelle di emissioni pazzesche, e andiamo avanti, che si vedono da distanza, non ci possono fare turismo, i porti turistici sono abbandonati, veramente, non sto scherzando, li stiamo andando a visitare, perché con le ricadute di polveri cancerogene, e ci sono le persone, gli abitanti, migliaia di abitanti, che ogni giorno devono pulire i loro giardini, terrazzi, balconi, da polveri, ogni giorno, io l'ho visto proprio, e ogni giorno tirano giù un sacchetto da 100 metri quadri, un sacchetto di 100 grammi di polveri cancerogene. Siamo arrivati al punto che, se andate in internet lo potete verificare, un mese fa hanno dovuto chiudere i giardini come questo perché ci sono i cancerogeni. E quindi i bambini, soprattutto, no tutti, ma in particolare i bambini che vanno a giocare, non possono avvicinarsi all'erba. E hanno chiuso i giardini pubblici per il livello di inquinamento di questa città. Andiamo avanti. Tant'è vero che non è parlato nessuno, tranne i giornali locali. Bene, in 6 mesi, la prima a gennaio, l'ultima 10 giorni fa, sono scesi in piazza i triestini in migliaia, 5.000 persone, che per Trieste è un numero pazzesco, 6 mesi fa, 10 giorni fa 3.000 persone, per chiedere la chiusura della ferriera, dell'area a caldo della ferriera, che è l'Ilva del Nord, che ha delle emissioni incredibili. Poi lì non sapevo neanche, io mi occupo di bonifiche, di acque sotterranee, adesso parleremo di scarsità della questione acqua legata all'inquinamento, all'impoverimento della qualità dell'acqua, ebbene lì non sapevo neanche, in questo macello, che c'è un posto dove negli anni 80 hanno scaricato i rifiuti anche tossici provenienti dalle attività produttive della pianura padana in pieno centro a Trieste, e andavano con i camion e hanno recuperato li buttavano direttamente con i camion, direttamente nel golfo. E quindi hanno conquistato al mare 15 ettari, che è una discarica tossica. E sono 20 metri di rifiuti, hanno fatto i piezometri per andare a vedere l'acqua come sta, il pH, cioè l'acidità dell'acqua, è 1, come l'acido cloridrico. Cioè una condizione, io ho visto l'elenco degli inquinanti, è una cosa che io, che mi occupo di queste cose da molti anni e sono abituato a vedere cose purtroppo molto gravi, lì c'è tutto, cioè dai pesticidi alla diossina, passando per tutti gli inquinanti conosciuti praticamente, e stiamo parlando del centro di Trieste. Andiamo avanti. Si è bloccato. Ecco, quindi una città come Trieste è solo quel sito. Adesso, dopo le nostre azioni, io vengo da Pescara, mi sono messo a scrivere lettere anche per i triestini, diciamo così, perché, per dare una mano, perché ci sono questioni tecniche un po' delicate. Ebbene, adesso hanno tirato fuori un progetto di messa in sicurezza di questa discarica, solo di questa discarica, 30 milioni di euro, che non si sa chi caccerà, peraltro, perché questa discarica è stata fatta dal comune negli anni 80. Andiamo avanti. E passiamo al Veneto. In Veneto c'è un caso di cui nessuno sta parlando praticamente, di 300.000 persone contaminate da sostanze particolari, si chiamano i perfluorurati, scusate se devo usare delle parole un po' insomma brutte, perché sono dei composti, sono praticamente il teflon,
che ha contaminato le falde acquifere. E andiamo a vedere da un'azienda che è nota, beh, quei punti rossi del Veneto sono le zone dove l'acqua potabile è contaminata, tanto è che non si può bere attualmente, ma l'hanno bevuta per decenni, e si sono inquinati i corpi di questi 300.000 veneti, con effetti anche molto pesanti sulla salute. Andiamo avanti. Passiamo a Brescia. Brescia, una delle capitali del nord, un sito UNESCO, uno dei posti anche più belli del mondo per i suoi monumenti. Ebbene, Brescia è uno dei siti più inquinati, molto più inquinati dell'Ilva, di Taranto. I composti PCB, policlorobifenili, che poi erano quelli usati col napalm. Ecco, il livello di inquinamento di Brescia, sto parlando del centro urbano di Brescia, non di posti in mezzo alle campagne, del centro urbano di Brescia è il più alto al mondo di composti di policlorobifenili e di diossine. Ora, se noi dovessimo rispettare veramente le norme di legge sulla diossina, metà Brescia dovrebbe essere evacuata. E a Brescia ci sono anche lì interi parchi cittadini che sono in cui è proibito entrare, e non bisogna, ci sono dei cartelli, veramente siamo arrivati alla nostra degenerazione della civiltà, è arrivato al punto che dobbiamo mettere dei cartelli con la mano, cioè non si può toccare l'erba e il terreno. Questa è Brescia oggi, e non si sa, probabilmente il costo delle bonifiche è di circa qualche miliardo, miliardi di euro, e non si sa chi li deve cacciare, perché lo Stato non ha fatto la rivalsa nei confronti dell'azienda, che poi nel frattempo è fallita. Andiamo avanti. I dati, ormai si sa praticamente tutto di Brescia, sono partiti con i campionamenti vicino alla fabbrica, che si chiama Caffaro, poi si stanno allontanando sempre di più, perché l'inquinamento è andato con l'acqua, e attraverso l'acqua, e voi pensate a che livello di follia siamo arrivati, del punto che l'attuale distretto industriale deve pompare acqua in continuazione dal sottosuolo, perché la falda acquifera deve rimanere bassa, perché se si alza la falda acquifera va a toccare i rifiuti tossici, i terreni contaminati, e si contamina di più la falda, e quindi bisogna pompare milioni di metri cubi di acqua all'anno, con costi pazzeschi, perché se no solo per non farle toccare l'acqua ai rifiuti. E mano a mano che si distanzia e si va a cercare la contaminazione, dove si cerca si trova. E quindi adesso sono arrivati a circa 10 km dalla sorgente dell'inquinamento, e ancora inquinato a livelli pazzeschi, molto più di Seveso, quella fabbrica che esplose negli anni 70. Andiamo avanti. A Brescia, anche di questo i TG non ne hanno praticamente parlato, 2 mesi fa 15.000 persone hanno sfilato contro, per dire basta veleni, basta devastazione ambientale. Andiamo avanti. Mantova, qui non si vede bene, ma qui c'è il centro storico di Mantova, anche quello sito UNESCO, ebbene abbiamo distrutto anche Mantova con una mega raffineria e altre industrie, e la falda lì è talmente inquinata che dovete immaginare, la falda è quell'acqua che non si vede. Noi se facciamo un buco qui, dopo una decina di metri, 20 metri, troviamo acqua probabilmente. Ecco, quell'acqua sotto le fabbriche di Mantova è inquinatissima, idrocarburi, ma non solo. La diossina, che di solito la diossina non va a contaminare l'acqua perché è insolubile, e quindi di solito la diossina contamina i terreni, mentre invece là l'hanno trovata addirittura nell'acqua. Mercurio, idrocarburi in quantità assurdi, e voi dovete immaginare che il metro, diciamo, più in alto, il tetto della falda, 1,5 metri, non è acqua, ma è surnatante, si chiama, cioè praticamente sono solventi, per 1,5 metri, per ettari, tant'è vero che sta contaminando il Mincio. Cioè, talmente è grave l'inquinamento. Andiamo avanti, perché arriviamo a Trento. Io 2 anni fa ero venuto qui e avevo lanciato dicendo dovremmo parlare un po' di questo territorio, della SLOI. E l'avevo lanciata un po' così. Poi nel frattempo mia moglie, sapete, lavora qui a Trento, abbiamo fatto un accesso agli atti. Devo dire un accesso agli atti molto laborioso, dove la provincia di solito, io dico qui funziona tutto, diciamo così, però diciamo che lì ci è voluto 3 mesi e mezzo per avere dei dati che dovrebbero essere già pubblici, già sul sito della provincia. E la SLOI, ci siamo entrati, quanti sono entrati nella SLOI qui?
Quindi un po' di persone sono entrate nella SLOI, adesso è rimasto poco, diciamo così, dell'industria. Poi vicino c'è la il sito della carbochimica, andiamo avanti. E quindi vi posso far vedere il livello di inquinamento di qua di Trento, voglio dire. E questi sono i terreni, li vedevo stamattina per preparare questo PowerPoint, mi ha abbastanza colpito, diciamo, il livello, questo per esempio il livello di inquinamento di piombo tetraetile, 139, questo numero qui, il limite 0,01, quindi 139,001 il limite di legge. Ma la cosa che mi ha colpito è la profondità, sono 6 metri, 7 metri, poi ci sono alcuni campioni a 10 metri inquinati migliaia di volte i limiti di legge. E purtroppo non solo il piombo tetraetile, è stato tutto là. Non c'è nessuna misura, a mio avviso, di prevenzione. Andiamo avanti. Poi c'è un progetto per mettere almeno mano alle rogge, perché questo inquinamento sta uscendo, è uscito già nel passato e ha contaminato fino all'Adigetto. E diciamo, bisognerebbe almeno togliere degli strati di sedimenti dentro le rogge. E andiamo a vedere la contaminazione delle rogge, chiaramente non lo leggiamo tutto, però vi assicuro che qui in blu e in rosso sono i superamenti dei limiti di legge. Questo per esempio il canale Armanelli, giusto, io non conosco bene il posto, però il canale, e c'ha livelli di inquinamento di piombo, ma non solo, in particolare di idrocarburi policiclici aromatici, pesantissimo, c'è migliaia di volte i limiti di legge. Io penso che forse un ragionamento bisognerebbe farlo qui, perché non è possibile che questa cosa, questi dati sono del 2005, credo, 2004-2005, e sono passati 11 anni e lì non cambia niente. Cioè, lì ci sono violazioni di tutte le leggi possibili e immaginabili legate alle bonifiche. C'è il testo unico ambientale, il 152, che obbliga intanto la messa in sicurezza, perché quella roba non deve andare verso valle, ma soprattutto la bonifica. Ed è inaccettabile che una città del nord così, insomma, civile abbia una situazione da quarto mondo, che è questa che stiamo vedendo. Andiamo avanti. Poi questo è l'Adigetto, che sta pure peggio sostanzialmente, cioè ha livelli di inquinamento molto molto importanti. Non so se sapete che la SLOI faceva piombo tetraetile, che dava problemi soprattutto neurologici ai lavoratori e non solo, e oggi, ancora ad oggi a Trento, dopo 40 anni di chiusura della fabbrica, lo studio Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità, non noi, l'Istituto Superiore di Sanità, conferma che Trento, prendendo tutti i dati di tutta la popolazione, ha i livelli di malattie neurologiche maggiori di tutta Italia, cioè rispetto ad altri, non è proprio così, rispetto ad altri posti d'Italia, quindi c'è un eccesso di malattie neurologiche. In sintesi, poi alla fine viene fuori questa mappa dell'ISPRA, dell'Istituto Superiore per l'Ambiente, non è una mappa nostra, e l'acqua, le acque di falda, di cui i telegiornali non parlano, cioè il nostro patrimonio idrico, quello che non vediamo, che sta sotto i nostri piedi, in rosso sono quelli superiori, sono i campioni superiori ai limiti di legge, cioè la frequenza è elevatissima di situazioni di inquinamento. Basti pensare che la Lombardia ha più di metà delle acque sotterranee oltre i limiti di legge. Quindi ci siamo già persi a proposito di scarsità, e ce la fanno in questa maniera. Andiamo avanti. Quindi noi abbiamo lanciato la campagna Stop Devastazione, questo è il sito, io vi invito a partecipare. Adesso noi parleremo di Hub del Gas a Milano fra una settimana, e faremo autoformazione, vorremmo fare autoformazione e anche manifestazioni, iniziative, denunce nei prossimi mesi e anni. Che fa invece Renzi? E chiudiamo con Renzi, purtroppo. Andiamo avanti. Voi probabilmente non conoscete questa persona, si chiama Gaia Checcucci, e Gaia Checcucci è stata nominata dal governo Renzi a capo di tutte le bonifiche in Italia, quindi si dovrà occupare anche della SLOI e anche del servizio idrico integrato. Cioè, tu hai una situazione di emergenza, chiami a dirigere il dipartimento del ministero Gaia Checcucci, una dirigente esterna intanto.
quindi presa proprio. Chi è Gaia Checcucci? Gaia Checcucci era una consigliera comunale di Firenze con Alleanza Nazionale negli primi anni del 2000. Braccio destro di Matteoli, già questo, dovrei dirla lunga. Poi sposa un notabile del PD di Firenze. Nel 2008 uno sponsor di Renzi, peraltro. Nel 2008 diventa segretaria dell'autorità di bacino dell'Arno, cioè quindi un ente molto importante che sovrintende proprio l'acqua. Nel 2012 entra nel consiglio d'amministrazione di una società privata dell'acqua di Arezzo. A Arezzo c'è la pubblico-privata. Lei entra nel consiglio d'amministrazione di Intesa Aretina Scarl, cioè in quota Suez Acea, cioè dei privati. Quindi lei era all'autorità di bacino e poi in una società privata finanziata anche grazie a accordi di programma che lei firmava. Una cosa già incredibile. Ma non basta. Lei nel 2011 ha fatto la campagna per il no al referendum dell'acqua, cioè voi trovate in internet, se mettete Gaia Checcucci referendum, vi esce lei che dice bisogna votare no al referendum, e quindi fa parte dei privatizzatori, fa parte di una società della Suez, e chiaramente lei adesso è stata chiamata a dirigere l'intero comparto idrico italiano. L'avete vista al report che ha dedicato al referendum? C'è un'intervista a lei. Ovviamente lei si è ben guardata, e purtroppo il giornalista non è andato a studiare chi aveva di fronte. E lei si è ben guardata, perché gli hanno chiesto: ma il referendum? No, ma il referendum non scende, noi non siamo interessati sulla gestione, chi è che gestisce, ma se la gestisce bene. Peccato che abbiamo scoperto che nel suo curriculum depositato al Ministero dell'Ambiente la sua partecipazione al Consiglio di Amministrazione non c'è. E quindi questa persona, peraltro, non era l'incarico era inconferibile, perché la legge dice che nei 2 anni precedenti dell'incarico tu non puoi dare a uno che ha fatto il lavoro nel privato, nella parte pubblica, cioè che dovrebbe coordinare proprio anche i privati. E questo l'abbiamo, però lo dico perché questa cosa l'abbiamo scoperta noi. Io sono andato a fare la visura camerale in Camera di Commercio, costa 13 euro, non è che bisogna fare un po' di ricerche in internet, un po' di curiosità. Che cosa ne è venuto fuori? Un esposto all'ANAC, alle procure, tutto quanto, perché a nostro avviso questa persona non può stare a dirigere il massimo ente che deve sovrintendere alla gestione dei siti di bonifica e dell'acqua in Italia. Andiamo avanti un po', perché noi dobbiamo difendere il nostro referendum messo sotto attacco. Andiamo e chiudo da chiudere. La questione della scarsità è molto legata a una questione proprio di anche esclusione dell'accesso alle risorse, e voi sapete che noi col referendum, oltre a chiedere, a aver vinto il referendum, dicevamo bisogna dare 50 litri di acqua a tutti, perché se no non possiamo sopravvivere. La qualità dell'acqua è importante, perché se tu mi dai l'acqua inquinata non la posso bere, a Vicenza non la possono bere più quell'acqua senza trattamenti. I trattamenti costano. Il decreto Madia, su cui vi invito a firmare la petizione insieme con i referendum sociali, che cosa fa? Adesso è al Parlamento in questo momento, alle commissioni, va l'8 giugno. Entro agosto c'è la legge delega, quindi il governo può anche fregarsene di quello che dirà il Parlamento. Entro agosto potrà varare questo decreto. E che cosa dice il decreto Madia? Dice tante cose cattive sui servizi pubblici locali. E dice, una cosa lessicale. Nell'articolo delle finalità della legge, state attenti perché è una cosa importantissima, dice i servizi pubblici devono soddisfare i bisogni, non i diritti. Guardate, uno dirà vabbè, ma diritti, bisogni, no, sono una cosa molto profonda, perché il diritto te lo deve garantire lo Stato. Se tu stai morendo di sete, lo Stato ti deve garantire che ti do l'acqua. Se tu hai invece solo il bisogno te lo paghi. Se c'hai soldi, ti viene l'acqua. Se no ti bevi l'acqua inquinata, non manco mi interessa.
agisce quindi trasformando quello che noi abbiamo adesso come diritti in bisogni. La seconda cosa, andiamo avanti, ve la voglio far vedere, che è l'ultima parte. Noi abbiamo votato nel 2011 per abrogare la remunerazione del capitale sull'acqua, nelle bollette, nelle tariffe meglio. Il decreto Madia scrive testualmente che le tariffe devono prevedere la remunerazione del capitale investito. Cioè dopo 5 anni lo scrivono, mentre sul resto dicono la privatizzazione. No, su quello dicono proprio l'esatto opposto di quello che abbiamo abrogato, anzi la stessa cosa che abbiamo abrogato nel 2011. Sulla privatizzazione non dicono bisogna privatizzare il servizio idrico, però dicono tu comune, Trento, qui com'è la gestione, qui è, credo è privata, qui, e a Pescara è pubblica. È un SPA pubblica però, Il comune potrebbe dire confermo la società pubblica, oppure devo mettere a gara, quindi col privato. Se metto a gara non devo fare nulla, devo solo mettere a gara. Se scelgo di gestirla in maniera pubblica, devo fare un piano economico-finanziario che devo far asseverare a chi? A una banca, a un istituto di credito, c'è scritto così. Cioè il comune di Pescara deve andare a una banca, non lo so, Banca Etruria forse, e farsi dire col timbro va bene che rimanga pubblica. Non basta, poi deve andare all'authority che entro 30 giorni deve dare pure il parere. Cioè praticamente è come dire privatizza e basta, perché se no ti faccio passare i guai. Questo è il governo Renzi rispetto all'acqua, e quindi vi invito a firmare i referendum sociali e la petizione. Credo sono andato a finire, praticamente andiamo avanti. Questo diciamo che è quello che vuole fare Renzi nei nostri confronti, ma noi glielo impediremo, giusto? Cioè faremo qualcosa, ci impegneremo, andremo davanti alle sedi del PD di Trento a dirgli questa cosa non la fate passare. Andiamo avanti. Anche perché siamo il paese, insomma, delle nostre bellezze, rivendichiamo la nostra identità, diciamolo, i posti UNESCO li dobbiamo tutelare e gestire bene, perché noi dobbiamo lasciare e vai avanti il nostro pianeta così. Grazie. Grazie. Grazie Augusto, uno dei massimi esperti veramente di queste tematiche, sempre in giro per l'Italia, e l'unico modo anche per farlo ricongiungere la sua moglie che lavora qui a Trento è invitarlo a una conferenza. Quindi invito anche i GAS a partecipare adesso, che parleremo proprio del TTIP, di questo trattato intercontinentale di cui si parla tantissimo. Siamo reduci, siamo orgogliosi di una manifestazione di circa, a cui hanno partecipato circa 30.000 persone a Roma il 7 maggio. C'erano categorie produttive, c'erano militanti, tante donne, tanti uomini che erano lì per dire no a questo trattato. E ci spiegherà adesso Alberto Zoratti, che è presidente di Fairwatch, uno dei portavoce della campagna. E tra l'altro dopo si apre anche, ci sono delle domande, risponderemo, cerchiamo di rispondere a delle domande sia che potete fare rispetto agli interventi che ci sono stati. Dopo Zoratti leggeremo anche un piccolo documento che abbiamo preparato per chiudere l'Oltre Comina Festival del 2016. Alberto. Grazie. Allora, per parlarvi di TTIP io partirò da molto lontano, però, perché voglio partire, diciamo, temporalmente da molto vicino, cioè dal video documentario che abbiamo visto all'apertura di questo incontro. Geograficamente molto lontano, perché partiamo dal Canada addirittura, no? Che cosa abbiamo visto in quel video documentario? Abbiamo visto un investimento di 18 miliardi di dollari canadesi per la costruzione di un grande oleodotto, o meglio gasdotto, che congiungerebbe i giacimenti di gas naturale con la costa ovest degli Stati Uniti, del Canada in quel caso, no? Dietro a questo grande investimento sta una impresa malese, la Petronas, che sta investendo cospicuamente soldi, al punto che ha anche offerto circa $1 miliardo alla First Nation, cioè diciamo alle comunità indigene locali, perché la smettessero di mobilitarsi contro questo gasdotto che chiaramente loro hanno rifiutato. Ma c'è un grande investimento su questo. Come avete visto,
all'interno di questo documentario c'era anche il riferimento al governo canadese, al governo Trudeau, no? Chiedendo al nuovo primo ministro, peraltro progressista, di opporsi a questo, a questa nuova infrastruttura che distruggerebbe un ambiente oltre che le culture. Allora, c'è un non detto in questo documentario, cioè se il governo Trudeau decidesse, perché ascolta la propria popolazione, perché ascolta le esigenze della First Nation, di bloccare quell'investimento, molto probabilmente verrebbe portato davanti a un arbitrato internazionale da parte della Petronas per la perdita dell'investimento, e la Petronas potrebbe chiedere miliardi di dollari di compensazione economica, perché potrebbero interpretare il blocco di questo investimento come una sorta di atto di imperio. Guardate, non è una cosa strana, perché noi stiamo parlando della East Coast in questo momento, della West Coast, ma se ci spostiamo sulla East Coast, cioè sulla parte atlantica, noi vedremo che quello che sta subendo il governo Obama, proprio in questo momento, cioè Obama ha deciso l'anno scorso di fermare un grande oleodotto che avrebbe dovuto unire le sabbie bituminose dell'Alberta con le grandi raffinerie statunitensi del Golfo del Messico. Questo oleodotto si chiamava Keystone XL, erano circa 8 miliardi di dollari di investimento, il presidente Obama ha deciso di non firmarlo e di bloccarlo, proprio perché diciamo, tutte le popolazioni che venivano e sarebbero state attraversate da questo oleodotto si erano ribellate. La TransCanada, che è un'impresa che aveva investito questi soldi o che avrebbe dovuto investire questi soldi per la costruzione dell'oleodotto, ha portato il governo Obama di fronte a un arbitrato internazionale, chiedendo 15 miliardi di dollari di fondi pubblici e quindi dei cittadini sostanzialmente, per essere risarcita di quello che è stato definito un atto di imperio. Allora, perché accadono queste cose? Perché noi stiamo parlando di investimenti, abbiamo parlato di land grabbing, abbiamo parlato di water grabbing, ma dietro a tutto questo ci sono accordi che permettono tutte queste situazioni. E l'impresa malese potrebbe fare causa al Canada se bloccasse quel gasdotto, perché il Canada è uno dei 12 firmatari nel febbraio di quest'anno ad Auckland, in Nuova Zelanda, di un grande accordo di liberalizzazione economica e degli investimenti che si chiama TPP, Trans-Pacific Partnership, cioè un accordo di liberalizzazione del commercio che tutela gli investitori e che è stato concluso tra 12 paesi del Pacifico, tra cui Stati Uniti, Canada e Malesia. La TransCanada ha potuto portare di fronte un arbitrato privato chiedendo compensazione economica al governo Obama, perché Canada e Stati Uniti fanno parte di un grande accordo di libero scambio che si chiama NAFTA e che mette insieme i mercati di Canada, di Messico e di Stati Uniti dal 1994 e che prevede per la tutela degli investimenti e degli investitori un arbitrato privato a cui si possono riferire le imprese denunciando gli stati nel momento in cui le politiche che vengono decise da organismi democraticamente eletti non dovessero rispondere alle loro aspettative di profitto. Allora, quando si parla di investimenti, quando si parla di liberalizzazione dei mercati, non si parla di qualcosa che cresce come le foreste. I mercati non si liberalizzano da soli. I mercati si liberalizzano, e queste cose accadono, perché i governi firmano, e firmano degli accordi, perché questo è un altro elemento che va smitizzato. Non è vero che l'economia sta defraudando la politica. È la politica che sta lasciando spazio all'economia firmando degli accordi che sono degli accordi che sostanzialmente portano a una spoliazione del potere politico nei confronti dei cosiddetti stakeholder economici, cioè dei cosiddetti portatori di interesse. Allora, perché vi faccio tutto questo discorso citandovi il TPP, citandovi il NAFTA? Perché l'Unione Europea dal 2013 sta negoziando un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti che si chiama TTP, che sta per accordo o partenariato transatlantico per il commercio e per gli investimenti e che ha gli stessi identici obiettivi che ha avuto il TPP per le 12 nazioni del Pacifico, cioè liberalizzare i commerci, ma guardate, non solo attraverso un abbattimento dei dazi, cosa che è sempre stata negli ultimi 60 anni di commercio internazionale, come si faceva una volta, come dire, per liberalizzare i commerci, per integrare i mercati, si abbattevano le tariffe, i dazi, cioè quelle imposizioni fiscali che normalmente vengono messe sui prodotti all'importazione.
per renderli meno competitivi, per proteggere le proprie imprese, per tanti motivi. Che cosa succede quando i dazi vengono abbattuti? Si liberalizza il mercato, ma significa che entrano maggiori prodotti, magari più a basso costo, all'interno dei nostri mercati. Noi l'abbiamo vissuto con la fine dell'accordo sul tessile nel 2004. È stato liberalizzato il mercato e i nostri distretti tessili sono andati tutti in crisi, perché siamo stati invasi di tessile a bassissimo costo. Basta andare a Carpi, a Como, a Biella per chiedere agli imprenditori, ex imprenditori che facevano il cosiddetto Made in Italy, come sono andati a finire gambe all'aria. Quindi una volta si agiva solo sui dazi, adesso il TPP, ma il TTIP in particolar modo, quindi l'accordo tra Unione Europea e Stati Uniti ancora in negoziato, va a toccare un altro elemento, e per questo viene definito di seconda generazione, va a toccare le cosiddette barriere non tariffarie, cioè le regolamentazioni, gli standard, perché guardate, per impedire alle merci di poter circolare tra un paese e l'altro avete diversi strumenti, avete i dazi, che sono uno strumento di economico sostanziale, no? Mettete delle tasse ai prodotti in importazione, sono meno competitivi. Però avete anche altre barriere, che sono le regolamentazioni. Guardate, ce ne sono tante, alcune ragionevoli, alcune un po' meno. Tra le più ragionevoli, non so come dirvi, il bando che l'Unione Europea ha messo alla carne e agli ormoni statunitense. In Europa non trovate carne agli ormoni statunitense, perché fino ad oggi l'Europa ha messo un bando. Non trovate prodotti OGM per il consumo umano, perché l'Europa ha deciso di non importare OGM per il consumo umano, perché poi invece, diciamo, negli allevamenti gli OGM ci sono e come, no? Nei mangimi per animali noi gli OGM già li importiamo e ne importiamo in grande quantità dagli Stati Uniti come dall'America Latina. Allora, perché ci occupiamo del TTIP? Perché guardate, di accordi di libero scambio come il TTIP ce ne sono decine. La Commissione Europea ne sta negoziando volta per volta decine. In questo momento sul tavolo della Commissione Europea è stato concluso il Vietnam, stanno negoziando la Tunisia, stanno negoziando il Mercosur, quindi Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, stanno negoziando il Messico, stanno negoziando le Filippine. Nessuno sa niente di tutto questo perché nessuno se ne occupa, meno che mai in Italia. Cioè il Sole 24 Ore, bisognerebbe dirlo veramente al Festival dell'Economia, il Sole 24 Ore non ne parla di queste cose. Ma il paradosso è che questi accordi sono degli accordi che poi apparentemente vengono firmati a Bruxelles, ma poi sostanzialmente ricadono nella vita di tutti i giorni. Il tipo di prodotto che trovate nel supermercato o nel negozio vicino, il tipo di investimento che viene fatto sul vostro territorio, che diritti ha l'investitore sul vostro territorio, come i diritti di una comunità può essere messa in discussione da un investimento che viene protetto oltremodo rispetto a quello che dovrebbe essere. Di questo si sta parlando. E si sta parlando, come dire, di un accordo che, come dire, vedrebbe una forte ristrutturazione del mercato europeo a fronte di numeri che per le stime di impatto sono ridicoli. Si sta parlando di, sempre che il prodotto interno lordo sia un riferimento utile per tutti, ma loro, come dire, di quello parlano e allora di questo parliamo, la conclusione del TTIP al 2030 porterebbe probabilmente un aumento del prodotto interno lordo medio dello 0,48% all'anno. Quindi niente di particolarmente devastante, ma porterebbe a una ristrutturazione dei mercati tale che avremo una forte tutela degli investitori, e poi vedremo che cosa significa nel concreto, e dall'altra parte però avremo un impatto su quello che è il mercato europeo che potrebbe trasformarlo radicalmente. Ci sono studi, ci sono ricerche anche del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti che dice che il TTIP a sua conclusione porterà a un incremento esponenziale delle esportazioni di prodotti agroalimentari e di allevamento in Europa. Questo significherebbe, per darvi dei numeri, più 3.000% di importazione di carne di manzo dagli Stati Uniti. Questo porterebbe a un aumento del più 118% delle importazioni agroalimentari dagli Stati Uniti. Insomma, l'Europa non solo perderebbe economicamente dal punto di vista degli scambi, ma ci sarebbe un forte impatto rispetto a quelle che sono le nostre produzioni. Pensate che cosa significa un produttore europeo rispetto alle grandi multinazionali statunitensi. Pensate che cosa significa l'economia di scala di una grande impresa statunitense quando produce rispetto a nostri produttori che hanno una media di 50-100 ettari al massimo nella produzione. Cioè si sta parlando di un qualche cosa di veramente rivoluzionario, no? Anche dal punto di vista di come intendiamo i mercati. E allora uno si aspetterebbe
un grande dibattito pubblico, almeno in Italia. Ecco, questo dibattito pubblico in realtà è carente, no? Se vi chiedessi forse ognuno di voi quante volte ha sentito parlare il nostro governo di TTIP negli ultimi 2 anni, boh, non lo so. Sì, ieri Calenda. Calenda. Esatto. Ieri il ministro Calenda è stato al Festival dell'Economia e ha tirato fuori il coniglio dal cappello, oltretutto un coniglio che tira fuori spesso dal cappello, perché lui è un grande sostenitore del TTIP, perché, cosa che non sappiamo, il governo Renzi ha detto che il TTIP è indiscutibile e l'ha detto a maggior ragione quando ha incontrato Obama l'anno scorso a Washington. Quindi, come dire, il paradosso è che poi noi siamo stati anche presidenti di turno dell'Unione Europea dal luglio al dicembre del 2014, però al di là di uno spot di 3 minuti sulla RAI, di TTIP non si è parlato. Allora, qual è il grande problema di questo trattato, come di tutti i trattati di libero scambio, peraltro? C'è un problema di ordine democratico. Non sono i governi che negoziano, ma è la Commissione Europea. La Commissione Europea ha competenza esclusiva sulla negoziazione dei trattati commerciali. E quando parlo di Commissione Europea, intendo dire l'organismo non eletto d'Europa, che fa riferimento al Parlamento Europeo, solo per quanto riguarda, e parlo del commercio in questo caso, a risposte a risoluzioni non vincolanti. Il Parlamento Europeo non ha poteri sui trattati di libero scambio, può solo ratificarli alla fine, ma ratificarli vuol dire prendere o lasciare, non vuol dire emendarli. Il ruolo di un Parlamento, quale dovrebbe essere nell'equilibrio dei poteri di una democrazia anche liberale, dovrebbe essere quello di connettere la volontà popolare dei cittadini con la necessità di intervenire sulle legislazioni e sulle normative. Il Parlamento Europeo sui trattati di libero scambio non può intervenire e non può emendare nulla. La Commissione Europea negozia, conclude e poi porta al Parlamento Europeo alla fine, in cui tutti i parlamentari hanno, come dire, l'incarico di leggersi oltre 1.600-2.000 pagine di trattato e poi votare sì o no. Ma guardate, stiamo parlando di un malloppo che contiene tutto, contiene gli investimenti, i servizi pubblici, contiene tutto quello che riguarda le dogane, contiene le questioni riguardanti l'ambiente, il diritto del lavoro, cioè un tomo di 1.600 pagine in cui alcune cose probabilmente saranno pure positive, ma tante altre no. Se non hai il potere di emendare, che potere hai? Eppure, diciamo, tutto questo non solo viene veicolato e negoziato con una carenza di democrazia oggettiva, ma anche nella più totale opacità. Noi siamo riusciti ad ottenere una camera di lettura al Ministero per lo Sviluppo Economico quest'anno, dopo 2 anni di negoziato, e ci siamo riusciti dopo che la società civile e la campagna Stop TTIP a febbraio ha incontrato la Presidente della Camera Boldrini, chiedendo esplicitamente, come altri partiti al Parlamento hanno fatto, l'apertura di una camera di lettura per i nostri parlamentari di documenti che dovrebbero essere a disposizione degli organismi democraticamente eletti. Questa camera è stata aperta il 30 maggio ed è stata aperta attraverso una procedura che ha dell'incredibile. I parlamentari vengono accompagnati con i carabinieri all'interno della stanza. Hanno la possibilità di intervenire e di leggere i documenti per 1 ora al giorno, per ogni parlamentare che entra, e la stanza di lettura è aperta 4 giorni. E non ci sono tutti i documenti negoziali, ce ne sono solo una parte. Allora, voi capite bene che nel momento in cui si sta parlando di una parziale o progressiva sottrazione del potere dagli organismi eletti verso organismi privati, il primo passaggio, il passaggio della democrazia, è la trasparenza o la possibilità almeno che chi è eletto possa dire la sua, anche perché questo trattato passerà anche dalla ratifica del Parlamento italiano. All'interno di questo trattato non c'è solo un abbattimento delle tariffe o una messa in discussione degli standard che, guardate, attraverso un meccanismo particolare rischia veramente di abbassare alcuni standard agroalimentari. Quando parlo di standard agroalimentari vuol dire il tipo di pesticidi che noi troveremo nei nostri piatti. E sto parlando del residuo massimo consentito di questi pesticidi, sto parlando della possibilità o meno di vedersi utilizzate nei prodotti che noi consumiamo delle sostanze che ad oggi sono proibite in Europa, grazie all'Agenzia per la Sicurezza Alimentare Europea. Sto parlando della possibilità per un investitore statunitense di poter citare in giudizio di fronte a un arbitrato privato, per esempio, il governo italiano,
perché magari per esempio il governo italiano ha deciso di mettere un bando alla coltivazione di organismi geneticamente modificati. Un qualsiasi investitore come la Cargill, e noi ce l'abbiamo già in Italia, se passate da Modena, dall'autostrada, vedete lo stabilimento Cargill di trasformazione. Ecco, attraverso il TTIP, attraverso questo trattato di libero scambio, la Cargill potrebbe citare in giudizio il governo italiano perché non permette l'utilizzo di sementi, o meglio, di semilavorati OGM nella produzione di prodotti per l'alimentazione umana. E guardate, non viene imposto chiaramente il cambio della legge o della normativa, ma se perdi, paghi, e paghi, come dire, soldi che sono soldi dei contribuenti. Ed è un sistema strano, quello dell'investitore, dell'organismo di risoluzione delle controversie, così si chiama, dell'arbitrato, perché le imprese possono, straniere, possono citare in giudizio il governo, ma il governo non può citare in giudizio le imprese se non rispettano il diritto del lavoro o se non rispettano i diritti delle comunità. E guardate, a questi arbitrati possono afferire solo le imprese straniere, non le imprese nazionali. Allora, vado veloce perché potremmo parlarne tre ore di TTIP, no? Capite bene che stiamo parlando di un qualcosa che riguarda tutti noi e capite bene i motivi per cui nel gennaio del 2014 decine di organizzazioni della società civile hanno scelto di costruire una campagna che si chiama Stop TTIP e che hanno scelto di farlo all'interno di un alveo e di una cornice, che è una cornice europea. Ormai tutti gli stati europei hanno campagne Stop TTIP, esiste un coordinamento internazionale e l'obiettivo prioritario di questa campagna è fermare i negoziati. Non c'è una via di mezzo, non c'è una mediazione, non c'è una trattativa, questi negoziati vanno fermati, perché anche il più convinto liberale capisce che qua non si tratta neppure di libero scambio, questo è una, come dire, un trasferimento di potere sempre di più dagli organismi eletti agli organismi privati. È quello che viene messo in discussione in questi ultimi anni, no? Cioè la possibilità per le imprese di potersi muovere liberamente in giro per il mondo, investendo laddove è possibile, senza considerare minimamente le regole che dovrebbero governare il commercio e che dovrebbero governare l'economia. Abbiamo costruito una piattaforma che ormai è composta da centinaia di organizzazioni, saremo più o meno a 250 organizzazioni in Italia. Abbiamo già organizzato diverse mobilitazioni negli ultimi anni, ma come dire, prima Enzo la ricordava, 7 maggio a Roma 30.000 persone sono scese in piazza per la prima volta in Italia contro un trattato di libero scambio per dire basta, questo trattato non va concluso. E ci sono, come dire, state difficoltà per i negoziatori oggettivamente, grazie a diversi, come dire, documenti segretati che sono stati resi pubblici dai movimenti sociali, tra cui Greenpeace, si è potuto capire ancora meglio di che cosa stanno parlando. Quello che abbiamo letto non ci piace per niente e quello che abbiamo letto non ci è talmente piaciuto, ma non è piaciuto neanche agli altri movimenti europei, che alcuni governi hanno cominciato a fare dei passi indietro. Il governo Olanda ha cominciato a dire, la Francia, questo trattato non si può fare né contro né senza la Francia. L'Austria più o meno ha detto la stessa cosa, quindi c'è una possibilità, noi possiamo fermare questo trattato, ma per poterlo fermare bisogna che si mobilitino i territori, ed è quello che sta succedendo e che è successo con questa campagna. Nei trattati di libero scambio l'agnello sacrificale è sempre il territorio, è sempre l'economia locale. Ci sono dei passaggi all'interno di questi negoziati in cui viene messo fuori legge il cosiddetto domestic content, cioè il contenuto locale dell'economia, perché tutto deve essere esportato sui mercati globali, perché tutte le imprese devono avere pari campo di gioco per poter competere. Allora capite questo che cosa significa per un territorio? Capite che questo significa devastazione appunto per la First Nation in Canada, ma può significare devastazione anche per le nostre comunità nel momento in cui un investitore pieno di diritti, ma diciamo con pochi doveri, dovesse venire in Italia ad investire, altro che Ilva. Allora ci sono diversi altri appuntamenti, c'è il prossimo ciclo negoziale, round negoziale come viene chiamato, che si svolgerà a Bruxelles a metà luglio, e i movimenti sociali stanno già organizzando mobilitazioni più o meno per il 13 luglio a Bruxelles. C'è un altro appuntamento a novembre, sempre a Bruxelles,
perché gli obiettivi in questo momento, e qua vado in conclusione, sono due. Il TTIP dobbiamo fermarlo, e dobbiamo fermarlo assolutamente, ma parallelamente dobbiamo mettere in discussione il suo cugino, che è l'accordo col Canada, che è stato concluso nel settembre 2014, che ha le stesse identiche caratteristiche del TTIP. Un'impresa canadese potrebbe denunciare tranquillamente un governo europeo, nel caso mettesse in discussione per esempio le politiche di fracking nell'estrazione di gas di scisto, per esempio in Polonia, faccio un esempio. E quindi diciamo, l'obiettivo è fermare questi due trattati, la ratifica del CETA, che è quello col Canada, e il negoziato del TTIP, per rivendicare una cosa, che l'economia è strumento di sviluppo, non è l'unico fine, che c'è bisogno per le comunità di riprendere in mano nuovamente la politica, e per poterlo fare noi dobbiamo insistere che i nostri decisori politici facciano gli interessi delle comunità uscendo dalle logiche delle lobby. Guardate, non è una battaglia di trasparenza soltanto, è una battaglia di democrazia. E non so, il paradosso è che di fronte a trattati di questo tipo persino Adam Smith, che è uno dei padri costituenti del liberismo moderno, si rivolterebbe nella tomba. Quindi c'è veramente necessità che ognuno di noi, a partire dal proprio piccolo, a partire dalla propria vita quotidiana, si metta a disposizione di una causa che è una causa più grande, diventando nuovamente non tanto militanti, ma cittadini portatori di diritti. Grazie. Grazie Alberto, grande. Dai che ce la facciamo. Ia famo. Allora, non so se ci sono delle domande, siamo andati un po' lunghi, ma credo che è stato importante un po' dare un po' di spazio a questi interventi che ci hanno dato molti strumenti, no, per riflettere, ma anche per mobilitarsi. Adesso leggeremo il documento finale, ma prima, se c'è qualche intervento, chiaramente diamo un piccolo spazio, se no leggiamo il documento finale dell'OEF per ribadire qui adesso che noi vogliamo restare e difenderemo i nostri territori per abbattere le barriere, per abbattere ogni muro e costruire ponti, ponti anche per il futuro. Valentina, se vuoi salire. Vuoi con intervento? Nessuna domanda, intervento? Okay, allora arrivati al penultimo giorno di questo festival, dell'Oltre Economia Festival 2016, come piattaforma organizzativa del festival volevamo leggervi quello che è un po' il report delle tre conferenze, delle tre serate, quindi leggerò appunto. In 3 anni l'Oltre Economia ce l'ha fatta, è nato un festival che racconta l'altra faccia dell'economia ed oggi è in grado di dare voce a una società civile che dà segni evidenti di avere bisogno, attraverso la mobilitazione e la partecipazione, di strumenti attivi per la costruzione di politiche economiche alternative. L'OEF 2016 ha costruito quest'anno un discorso articolato attorno al tema delle migrazioni. Ha tentato di uscire dall'emergenzialità di un'informazione acritica per analizzare invece in profondità la dimensione bellica e geopolitica, la militarizzazione, l'attivismo e la controinformazione, la difesa ambientale e la valorizzazione del ruolo della donna all'interno di una società in cui la democrazia è sotto lo scacco delle politiche, delle privatizzazioni, delle lobby economiche, delle spinte xenofobe. Per abbattere i confini che impediscono la libera circolazione delle persone ed alzare i muri verso l'iniqua circolazione di capitali. I conflitti ambientali ed economici sono causa di sfollamenti forzati, profughi e ondate migratorie violente verso luoghi ritenuti più sicuri e in cui viene riposta la speranza di una vita degna. Oltre ai cambiamenti climatici, acutizzati dall'attuale modello energetico dei combustibili fossili, le devastazioni ambientali provocate dall'uomo, il sistema economico estrattivista e accaparratore di ricchezze sono genesi di tali conflitti. Dinamiche economiche e produttive che aprono all'interno dei singoli stati profonde fratture nel tessuto sociale,
ampliano le diseguaglianze, producono devastazioni ambientali, impoverimento e conseguente spopolamento di intere regioni. Mega opere, estrattivismo, sfruttamento intensivo agricolo e industriale, land grabbing, modelli energetici onnivori, finanziarizzazione delle risorse e della natura, erosione degli ambiti democratici, divisione sessuale del lavoro, sono matrice e al tempo stesso strumento dello sfruttamento. Un'analisi emersa con forza dall'Oltreeconomia Festival 2016 anche attraverso la lettura della società con le lenti di genere. L'economia capitalista, per ragioni storiche e politiche, è maschile e intrisa di individualismo competitivo. L'oltreeconomia si conferma, perciò, uno spazio importante di dibattito e confronto, in grado di analizzare in profondità i processi economici, sociali e culturali in corso. Al tempo stesso, il Festival promuove e rilancia alcune proposte e iniziative politiche in atto a livello locale e globale. Ci proponiamo di proseguire il percorso di costruzione politica sull'equità di genere. Sulla base degli stimoli e spunti delle esperienze di attivismo che operano nelle diverse zone di frontiera nello spazio europeo, proponiamo di strutturare un lavoro di monitoraggio e supporto dei migranti lungo l'asse del Brennero. Da Verona fino al confine con l'Austria, lo scopo principale sarà quello di fornire informazioni legali ai migranti e verificare che non ci siano abusi e violazioni dei diritti, rivendicando nel contempo la loro libertà di movimento. Inoltre rilanciamo quelle mobilitazioni a livello nazionale ed europeo, come il No Border Camp di Salonicco, che vogliono cambiare radicalmente le politiche europee sull'immigrazione, attivando politiche solidali con i migranti in tutto il loro percorso migratorio, per aprire canali umanitari che mettano fine alle morti in mare e per garantire un'accoglienza dignitosa. Sosteniamo inoltre le prossime mobilitazioni in difesa dei diritti sociali, dell'ambiente e dei beni comuni in atto nel nostro Paese, come la raccolta firme arrivate a 300.000 per sostenere i referendum sociali contro la buona scuola, gli inceneritori, le trivelle e la petizione popolare contro il decreto Madia sulle privatizzazioni dell'acqua e dei servizi pubblici locali. Rilanciamo a livello internazionale la lotta contro la firma del TTIP, il Trattato Transatlantico di Libero Commercio tra Stati Uniti e Unione Europea, le cui fasi di negoziazione entreranno nella fase finale tra luglio e ottobre. Un'articolata fase di mobilitazione è prevista a Bruxelles a luglio. In autunno, una manifestazione europea di tutti i movimenti e forze sociali impegnate in questa battaglia tenteranno di riportare nelle mani delle popolazioni la capacità di decidere sul proprio futuro, per dire no al TTIP, per dire no a ogni muro e barriera e per aprire senza confini ogni territorio alla ricomposizione sociale. Ci rivediamo nelle lotte. Allora, ringraziamo innanzitutto i relatori che hanno fatto tanti chilometri per essere qui oggi, Caterina, Alberto, Augusto. Grazie. E abbracciamoci anche noi. Domani questo palco finisce qui, le conferenze finiscono qui, ma domani ci saranno degli appuntamenti con la palestra clandestina, ci sarà il torneo di pallavolo, ci saranno altre presentazioni di libri, il gioco degli specchi. Ma questo OEF, come quello degli anni passati, è stato reso possibile il lavoro di tantissime persone. Ringraziamo quelli della creperia dolce salata, del bar, chi sta alla piastra, chi ha spinato la birra, tutti quelli che hanno contribuito ai laboratori sociali, oggi i gas che si sono dati appuntamento qui in questo momento, ma anche chi ha costruito questo palco, chi la comunicazione, i tecnici che ci hanno supportato perché hanno fatto un lavoro incredibile. Arrivederci, ci vediamo il prossimo anno.